Ciao, mi chiamo Filippo, ho 17 anni e quest'estate ho fatto un'esperienza all'estero in Francia di un mese per imparare la lingua inglese e per avere un confronto con ragazzi di altre nazionalità, quindi appunto, come dire, uno scambio culturale. Sì, com'è stato il tuo primo impatto con questa nazione? Allora, il mio primo impatto con le persone è stato molto buono, nel senso che già alla stazione, il primo giorno, ho potuto trovare delle persone che mi hanno dato delle indicazioni stradali, che sono state gentili con me, quindi ho trovato grandissima disponibilità e anche con le persone direttamente al campo scuola ho trovato gente che mi ha accolto nella loro nazione, quindi comunque un aspetto molto positivo. E invece con il luogo stesso era pulito, insomma non c'erano spazzature in giro come magari ho trovato in Italia. E è stato molto buono anche quello. Una volta arrivato, con chi eri in contatto? Allora, da subito comunque ho monitorato la mia famiglia che era arrivato e anche durante il viaggio, quindi con i miei genitori. E poi al campo scuola non conoscevo nessuno, però abbiamo fatto amicizia tutti quanti già da subito, a parte i primi momenti un po' di imbarazzo che sono normali. E quindi ho vissuto l'esperienza a pieno senza magari avere i genitori lì. È stato difficile comunicare con le altre persone e ragazzi che c'erano in quel gruppo? Allora, no, la comunicazione non è stata difficile, dal momento che io comunque più o meno conoscevo la lingua sia inglese che francese, quindi del posto. E più o meno tutti i ragazzi sapevano parlare bene, cioè bene. Sapevano parlare inglese, comunque eravamo più o meno tutti allo stesso livello, chi più chi meno, quindi sicuramente siamo riusciti a capirci tra di noi e comunque ho capito che sapere le lingue straniere all'interno di queste esperienze può essere veramente fondamentale per farti capire e per capire gli altri e quindi questo secondo me sta alla base di tutta l'esperienza perché se ci fosse qualche persona che non sapesse l'inglese, ecco, sarebbe stato difficile. C'è stato un aneddoto che ti è rimasto particolarmente in mente? Sì, riguardante lo stile di vita delle nazioni. Allora, ho capito una sera, la prima sera, quando abbiamo dovuto decidere l'orario, per esempio, dei pasti, che non tutti abbiamo gli stessi orari. Per esempio, i ragazzi che vivevano in Spagna avevano degli orari molto sfasati rispetto ai nostri, ponendo che io avrei voluto mangiare, per esempio, verso l'una e verso le 8 di sera, e i ragazzi spagnoli avrebbero voluto mangiare un'ora e mezza dopo rispetto a me, e i ragazzi francesi e il ragazzo belga e polacco volevano mangiare molto prima. Quindi, appunto, ci siamo dovuti mettere d'accordo, e mentre noi cercavamo di capire chi era quello strano del gruppo, perché eravamo tutti lì che ci guardavamo un po' male, alla fine abbiamo capito che nessuno di noi era strano, ma che semplicemente avevamo una cultura diversa e che non era né colpa nostra né colpa di nessuno, che era normale così. Che attività avete fatto magari per conoscervi meglio? Allora, i primi giorni abbiamo fatto delle attività appunto mirate per conoscere, cioè per conoscerci e per capire chi siamo. E l'attività principale che abbiamo fatto era durante il tempo libero. Ognuno doveva andare da qualcuno e raccontargli qualcosa di sé, e delle proprie famiglie, del modo di vivere. E una cosa che mi ha sorpreso moltissimo è che le mode che ci sono in Italia, che ci sono dove viviamo noi, che pensavo fossero solamente nostre, in realtà, sono le mode che sono in tutto il mondo, magari i giochi a cui giochiamo e tutte quelle cose lì. Quali erano gli argomenti di cui parlavate? Allora, all'inizio c'era sicuramente un po' di imbarazzo perché non sapevamo come rompere il ghiaccio, non sapevamo di cosa parlare e per trovare qualcosa di cui parlare abbiamo dovuto cercare un po', ma alla fine abbiamo trovato qualcosa che ci accomunasse tutti quanti e quel qualcosa era lo sport, in particolare il calcio, perché tutti i maschi, che eravamo circa una quindicina, conoscevamo bene il calcio e era un qualcosa di cui potevamo parlare. Perché era un argomento vario e quindi abbiamo trovato qualcosa di cui parlare con questo. Hai trovato differenze tra la tua cultura e quella estera delle altre persone? Allora, sicuramente sì, un esempio lampante è stato quello di cosa mangiare, perché per esempio io avrei voluto mangiare a mezzogiorno per esempio la pasta, però
per i ragazzi delle altre nazionalità era molto strano mangiare la pasta ogni giorno, sarebbe come per me dire, non so, mangiare pesce ogni giorno. Secondo me era una cosa normale, invece per gli altri era una cosa molto strana, e quindi abbiamo dovuto metterci d'accordo sulle quantità di carne, per esempio, da mangiare alla settimana e tutte queste cose. Ma lo Stato italiano, secondo te, dovrebbe finanziare i viaggi all'estero? Secondo me sì, sono molto importanti, sia per un'esperienza così diversa che non vivi sicuramente tutti i giorni, ma sia per poter apprendere nuove lingue, poter vedere altre culture, e quindi secondo me sarebbe una cosa giusta che lo Stato italiano fosse favorevole e finanziasse questo tipo di esperienze come magari fanno altri stati, e che secondo me questa cosa è molto importante. Cosa hai imparato da questa esperienza? Allora, rispetto a quello che mi aspettavo all'inizio, cioè di arrivare a casa con delle idee molto chiare di come sono i ragazzi francesi, spagnoli o di altre nazionalità, ho trovato tutto il contrario, nel senso che ho cercato di sforzarmi a trovare qualcosa che fosse comune per esempio tutti i francesi, ma non l'ho mai trovato, perché una persona di una nazionalità non è uguale a una persona di un'altra nazionalità, cioè della stessa nazionalità. Quindi ognuno è singolo, nel senso che ognuno è diverso da tutti gli altri e non conta né la nazionalità né la tradizione, ognuno è come è lui.